Giacomo Stucchi, senatore della Lega Nord e presidente del Copasir. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, senatore, tra gli emendamenti in questo momento accantonati, ritirati, comunque fuori dai giochi, c'è anche il cosiddetto Salva Lega, quello che prevedeva per i partiti cosiddetti territoriali la possibilità di accedere al Parlamento superando una certa soglia fissata intorno al 9% su un numero ristretto di regioni. Si era detto, si rischiava di privilegiare in particolare la Lega Nord e il suo partito, e allora questo emendamento è stato fatto fuori, anche perché lo stesso Matteo Salvini, presidente, segretario appunto della Lega, si era detto non interessato a questo emendamento. Ecco, qual è la sua valutazione del dibattito che c'è in queste ore alla Camera proprio sulla legge elettorale? Ma guardi, prima di tutto bisogna capire se questa legge elettorale, per le modalità con cui si è concluso l'accordo tra Berlusconi e Renzi, è costituzionale o meno, nel senso che anche lo stesso presidente Napolitano ha fatto sapere, con una nota che valuterà con attenzione i contenuti di questa nuova legge elettorale, perché essendo applicata solo alla Camera e comunque prevedendo un sistema diverso dato dal recepimento della sentenza della Corte Costituzionale per quanto riguarda il Senato, va a stabilire due sistemi elettorali che sono un po' in contrapposizione tra di loro, quindi questa cosa deve essere valutata attentamente. C'è chi dice che non è incostituzionale questo punto, perché in effetti le due Camere sono già molto diverse tra di loro, insistono su un bacino elettorale diverso, prevedono criteri di elezioni diverse. Lo prevede già la Costituzione, che siano sistemi elettorali diversi. Sarebbe già accaduto in passato poi. Sì, sarebbe accaduto in passato, ma nessuno aveva mai sollevato il discorso della costituzionalità del sistema elettorale col proporzionale di una volta, perché ricordiamoci tutti che la storia delle leggi elettorali italiane per quanto riguarda il Parlamento parte dopo il 46 con un sistema che prevedeva il proporzionale puro alla Camera e una sorta di maggioritario sui collegi al Senato, anche se non era il maggioritario classico che siamo stati abituati a conoscere con il Mattarellum. Sì. Questo tipo di previsione però era una normativa che non è mai stata ritenuta incostituzionale, perché ne ha mai nessuno ha posto il problema della sua costituzionalità. Oggi, diciamo così, con un'opinione pubblica più attenta, questo problema del differente sistema, differente metodo di elezione tra parlamentari che svolgono lo stesso ruolo, perché in Italia c'è il bicameralismo perfetto, quindi deputati e senatori, è una delle questioni su cui la Presidenza della Repubblica dovrà riflettere, come dicevo prima, nel momento in cui questa legge dovesse essere approvata. Posto sì. Questo problema, andiamo alla discussione reale che oggi c'è in alla aula. Camera. Il Salvalega, sì, in sì. Aula alla Camera. Il Salvalega, noi non abbiamo chiesto nessun emendamento, nessuna modifica, che per tutelare le nostre posizioni siamo convinti di poter, come sempre è successo, superare le soglie convincendo gli elettori, quindi essere presenti in Parlamento. Il problema 4-5% non è tanto sul piano nazionale? Il problema non è tanto dei numeri, il problema è un problema di democrazia. 4-5% sul piano nazionale non ci spaventa sicuramente da questo punto di vista, e non è sicuramente. C'è chi dice però di equiparare le soglie dentro e fuori dalla coalizione, quindi tutte all'8%. Ma guardi, io credo che sia anche opportuno stabilire delle soglie che devono essere poi riportate anche in tanti ambiti, non so, le elezioni europee non possono avere una soglia differente rispetto a quella elezione del Parlamento nazionale, nel senso che la Lega vorrebbe l'abbassamento al 3% della soglia, guardi, in Europa. Noi non abbiamo presentato nessun emendamento. I giornali dicono questo oggi. Anche questo è da smentire, nel senso che c'è un emendamento del nuovo centrodestra che ha presentato questa richiesta per abbassare al 3% la soglia per le europee. Però se un partito è ritenuto tra virgolette importante, la sua voce è ritenuta essenziale per la democrazia del paese, se ha il 3% in Europa o se ha il 4% a livello di elezioni politiche, non capisco la logica. O è il 3% dappertutto o è il 4% dappertutto. Però il problema che fonda, quindi, anche la riflessione sulla legge elettorale che si sta portando avanti, era anche il fatto, perlomeno per quanto diceva Renzi, ma per quanto dicevano anche i leader dei grandi partiti, di depotenziare la possibilità dei partiti minori in qualche modo di intralciare il percorso dell'attività di governo, proprio in virtù del peso che poi potrebbero avere per bilanciare delle maggioranze risicate.
Ma guardi, ci sono partiti importanti a livello nazionale che sono minoritari in tante zone del paese, quindi da questo punto di vista come non voglio parlare della Lega, se parliamo, se parliamo ad esempio di partiti importanti come il PD, andiamo a vedere la realtà del Trentino Alto Adige, portano a casa sì e no l'8% in tutta la regione. Quindi, ma detto che Trentino Alto Adige è una no, regione a statuto speciale, che ha una dinamica anche culturale, politica diversa. Mettere in evidenza che anche la presenza dei partiti grandi sul territorio nazionale non è omogenea, perché la stessa succede in altre regioni speciali, la stessa cosa succede magari nella mia provincia, dove sì e no arriva al 18%, forse meno. Quindi voglio dire, non pensiamo di fare delle valutazioni sempre guardando ai numeri nel loro complesso, scaliamoli a livello locale e facciamo sempre una visione a 360 gradi della problematica, guardandola da sopra però non da dentro, perché se si guarda da sopra il problema lo si vede in tutti i suoi aspetti, se lo si guarda da dentro si cambia la prospettiva, se ne vede solamente una parte. Quindi legge elettorale, soglia di sbarramento non ci interessa, perché comunque abbiamo sempre dimostrato di superarla. Ribadisco però che il problema non è la percentuale, ma è la democrazia, il rispetto alla volontà degli elettori. Detto questo, l'altra questione importante che si sta dibattendo oggi, la parità di genere. Esatto. Anche questa è un'altra delle tematiche importanti. Come la si può superare? A mio parere... È davvero così determinante precisare che debbano esserci almeno il 40% di donne nelle liste elettorali? Cioè, non è anche questa una richiesta strumentale in qualche modo? Bisogna premiare il merito, non tanto il genere. A mio parere ritengo che il merito debba sempre prevalere. Io spesso mi confronto con la mia consorte, la quale ha la mia stessa idea e non accetterebbe mai di essere tra virgolette premiata se dovesse essere candidata al Parlamento perché è una donna, ma naturalmente vuole essere valutata per le sue capacità professionali. Certo. Io ritengo che da una parte o dall'altra ci debba essere, diciamo così, una presa di coscienza. La scelta dei cittadini va fatta mettendo a loro disposizione, nella platea, mi passi questo termine, dell'offerta politica dei candidati, le migliori professionalità di cui dispongono i partiti. Sì. Dopodiché saranno gli stessi elettori a dire, prescindendo di votare un uomo o una donna, a scegliere il migliore. Certo. Io ho l'esperienza, la porto e la cito sempre, vivo in una realtà, quella della provincia di Bergamo, dove su 52 sindaci della Lega ce ne sono più di 30 che sono donne, che sono stati eletti dagli elettori, scelti dagli elettori perché sono persone capaci, non perché sono donne. Quello quindi poi però diventa la questione, poi la si lascia in mano ai partiti e poi è proprio lì che si farà la differenza fondamentalmente, poi i sistemi, i criteri interni di scelta, quelli saranno lasciati chiaramente alla gestione autonoma di ogni partito. Sì, però qui capita anche una cosa che deve essere sottolineata, l'importanza della scelta fatta tramite le primarie all'interno dei singoli partiti, perché a quel punto sono gli elettori del quel partito che conoscono bene, magari anche la parte più militante che conosce bene chi sta all'interno dei partiti, che già sa indicare chi sono i migliori da candidare. Certo. All'interno della scelta tra i migliori è molto più facile. Ma l'emendamento sulle primarie è stato uno di quelli messo da parte per primo, insomma, tra i primi messi da parte. Guardi, quindi... io la sostengo sempre perché sono il frutto, diciamo così, delle primarie. Nel 96, quando sono stato eletto per la prima volta al Parlamento, la Lega fece delle primarie allargate ai simpatizzanti in tutto il nord, e io che avevo 26 anni venni scelto perché ritenuto adeguato per candidarmi, non per essere eletto, nel senso che si sapeva che comunque poi c'era una partita difficile da fare. Quindi ribadisco la bontà di questo strumento sistema, che deve essere utilizzato però in modo corretto, dando poi la possibilità agli elettori tutti di fare una scelta ulteriore, quindi di affinare, di migliorare il risultato finale. Presidente Stucchi, un'ultima domanda sul caso, sulla crisi in Ucraina. Lei è presidente del COPASIR, la stampa ci dice che è in calendario per il prossimo martedì un'audizione dei vertici dell'AISE e DIS. Che tipo di riflessione si sta facendo nel governo, il nostro governo, proprio sul caso Ucraina? Quasi 2 giorni fa, anzi 3 giorni fa ormai, c'è stato
un incontro che a livello governativo che ha sviscerato tutte le tematiche legate al caso Ucraina, non da ultimo sicuramente il problema energetico, dell'approvvigionamento energetico del nostro paese. Certo. È una parte che esula al discorso umanitario, la guerra in corso, che potrebbe, anzi una guerra che potrebbe accadere, e comunque gli attriti forti che sono in corso. In questi giorni ci sono stati ulteriori incontri, sempre tra virgolette ufficiosi, mai ufficiali, di cui sono stati riportati al sottoscritto naturalmente i contenuti e le valutazioni che sono state fatte. Siccome è necessario che tutto il comitato, quindi il Parlamento, che sì, tramite il comitato deve avere le informazioni corrette, possa esprimere delle valutazioni, ma settimana prossima verranno i direttori dei servizi a dire a noi quella che è la situazione attuale aggiornata a martedì mattina. Certo, quali sono i nodi principali da sciogliere? Ma guardi, la situazione è molto complessa. Il problema della Crimea sicuramente non è... Rispetto anche al coinvolgimento italiano e al ruolo dell'Italia, anche rispetto al ruolo dell'Italia in seno all'Unione Europea e alle le politiche che si possono mettere in campo. Del resto c'è stato oggi questo incontro a Bruxelles. Aspetto di avere, diciamo così, nelle prossime ore, al massimo la giornata di domani, il rendiconto, il resoconto di quello che è stato l'incontro che si è svolto quest'oggi. Esatto, e successivamente potrò fare delle valutazioni. Quello che posso dire è che non può essere l'Italia da sola a affrontare la tematica, e che forse nemmeno l'Europa da sola è in grado di affrontare una tematica così complessa, perché rischieremmo di ritrovarci all'inizio degli anni 90, a metà degli anni 90, con quella crisi prima jugoslava e poi esclusivamente legata a un discorso Serbia, Kosovo e quant'altro, che è ancora una pagina triste e drammatica nella nostra storia. Certo. Quindi è necessario che la massima attenzione venga posta da tutti gli attori internazionali, non da ultimi naturalmente gli Stati Uniti, non dimenticando mai il ruolo delicato che comunque sullo scenario mondiale in questo momento sta svolgendo la Russia, anche in altri territori, anche in altre, diciamo così, aree geografiche diverse da quella. E ricordiamo stasera quindi l'incontro anche fra Kerry e Lavrov, che si terrà proprio a Roma su questo tema. Insomma, vedremo anche cosa emergerà da lì. Grazie all'onorevole Giacomo Stucchi, Lega Nord e anche presidente del Copasir. Buon lavoro. Grazie.